Tokyo down Rio strong Beijing strong down London Buonasera a tutti, siamo tre ragazzi che quest'anno vi racconteremo il basket di Bologna, soprattutto Virtus e Fortitudo, ma anche di tutte quelle realtà locali che fanno crescere la passione di questo sport e lo insegnano a ragazzi giovani o meno. Il mio nome è Lorenzo e sono di Fede Virtussina. Io mi presento, sono Giovanni e anch'io di Fede Virtussina e sarò il corrispondente per le partite casalinghe e anche in trasferta qualche volta della Virtus e poi abbiamo... Io sono Luca Tassinari, invece sono in netta minoranza da quello che si è capito, io invece scrivo e seguo la fortitude quindi sono io responsabile delle partite dei bianco-blu. Il, eh, il nostro appuntamento settimanale e anche tutti i nostri articoli prendono il nome di Tiro da Tre, che è un nome che abbiamo scelto appunto per la caratteristica del basket, della differenza dei vari tiri. E ci potete trovare o sul sito di quibologna.tv, dove pubblicheremo ogni volta gli articoli con tutte le notizie. Giovanni curerà tutte quelle che riguardano la Virtus, Luca invece, quelle della Fortitudo. Io invece mi giostrerò un po' nel, nel seguire altri dettagli o altri aspetti. E poi dopo abbiamo anche un account Facebook, uno Twitter e uno Instagram, quindi siamo anche eh, su tutti i social presenti. Io partirei direttamente con il raccontare, con il farci raccontare da Giovanni quella che è stata la partita di ieri della Virtus e un po' su quello che è stato l'inizio della stagione che è sicuramente è molto positivo. Beh, assolutamente, mh, partirei... Appunto, descrivendo le prestazioni della Virtus in questo inizio di campionato come molto convincenti dal punto di vista sia del gioco espresso che del, um, dell'atteggiamento messo in campo dei giocatori, io ho seguito entrambe le partite in casa, la prima contro eh, la Pallacanestro Piacenza e eh, quella di domenica scorsa contro la dinamica generale Mantova e di due domeniche fa invece contro Imola in trasferta dove sempre la Virtus è riuscita a ottenere mh, una vittoria mh, con un discreto margine sugli avversari giocando una buona pallacanestro nonostante alcune assenze nelle prime partite soprattutto quella di Indoia che dovrebbe essere uno dei cardini di questa nuova stagione della Virtus targata 2 e eh, anche l'alternanza eh, di Michelori che come sappiamo l'età ormai a volte eh, lo colpisce con qualche acciacco fisico che in settimana non gli permette di allenarsi e quindi non essere al meglio per la partita. Però Nonostante, mh, nonostante un inizio non facile, soprattutto dopo i fatti de, dell'anno scorso, perché sappiamo tutti che la prima retrocessione sul campo è stato un, un colpo molto doloroso, l'entusiasmo era ai minimi all'inizio di quest'anno e quindi non era facile riavvicinare il pubblico alla Virtus e... Creare un progetto che potesse eh, convincere i tifosi e eh, rimettere un po' in luce l'operato dello staff tecnico e eh, della dirigenza, Lì, chiaramente siamo ancora all'inizio. Non bisogna assolutamente montarsi la testa perché è un campionato difficile, molto lungo, quello che ci apprestiamo a, a seguire, sia per quanto riguarda la Virtus che la Fortitudo. Ricordando sempre che una squadra su 32 in questa pazza lotteria della 2 alla fine guadagnerà la promozione dopo tante gare di regular season e dei playoff molto lunghi. Quindi l'inizio è buono ma bisogna continuare a lavorare forte. Più tardi entrerò... Più nello specifico della partita, direi di far parlare anche Tasso eh, un attimo, come sono state le sue impressioni di questo inizio di stagione della Fortitudo. Grazie, Giovanni. Allora, se da una parte la Virtus ha avuto abbastanza vita facile, immagino eh, da questa parte invece ci sono stati un po' più di problemi riguardo alla Fortitudo, però eh, in questa partita. Nella partita che si è giocata ieri rispetto alla scorsa casalinga contro Verona c'è stata una reazione quasi immediata da parte della Fortitudo che mh, ha saputo in molti momenti della partita alternare buone prestazioni difensive a, a efficaci attacchi offensivi. Eh, sono migliorate le percentuali, c'è più gioco di squadra. Uh, nonostante le pesanti assenze di Ruzier e Roberts tenuto, mh, tenuto diciamo, a riposo per un probabile stiramento e, mh, e niente, mh, nonostante Ravenna che mh, ha saputo eh, affrontare con, con molta personalità que questa partita e, um, ha sfruttato bene le, i vari buchi che, che talvolta i bianco blu lasciavano e, um, boh Allora, come ha detto Giovanni, sicuramente questo è un campionato molto strano perché esiste solamente l'NBA dove su 32 squadre eh, una sola arriva alla fine e riesce a vincere. E questa è una caratteristica che molto probabilmente eh, si tenderà a cambiare e saranno più squadre in un futuro ad ottenere la promozione. Quest'anno sicuramente sarà una 2 molto strana e molto bella, eh, perché il numero di scudetti in campo di tutte le squadre sono tantissimi, basti pensare a Siena, la stessa Virtus, la stessa Fortitudo, oppure Treviso, famosa all'epoca come Benetton, oppure Roma. E un piccolo inciso va fatto su Basket City che torna anche se non nel panorama che gli spetterebbe visto che siamo non nella Lega Maggiore. Per quanto riguarda il derby, all'inizio sembrava essere Natale. Ma siccome c'è stato eh, il tentativo di colpo di Stato a luglio in Turchia e gli europei dovevano essere disputati lì, eh, sono stati spostati a. Dicembre, all'incirca dal 13 al 20, e ci sarebbe la partita proprio eh, fra Virtus e Fortitudo il 23, quindi si sta cercando una data anche con la Lega che possa andare bene. All'inizio si vociferava di anticiparla, poi dopo, adesso si parla di capodanno. Insomma, su questo argomento ancora una data precisa non c'è e sicuramente seguiranno aggiornamenti. Mi viene eh, da fare anche un incitamento a tutte quelle squadre in realtà locali che magari vedranno questo video o inizieranno a seguire questa trasmissione perché oggi siamo solo noi tre ma già dalla prossima volta avremo degli ospiti. Quindi anche tutte quelle squadre che veramente eh, fanno giocare a basket tutti i ragazzi non abbiano problemi a contattarci che noi siamo molto felici di eh, avere come ospiti in trasmissione ragazzi della loro società. Perché che riguarda Giovanni, volevo chiedergli una cosa: è una Virtus molto giovane, basti pensare a Petrovic, Paiola, Auxilia. E, um, e lo stesso Penna. Sono anche tutti giocatori nati e cresciuti nel settore giovanile della Virtus. Credi che questo possa anche aiutare? Eh, I tifosi riavvicinarsi alla squadra oppure dare anche a loro quel qualcosa in più, fargli dare quel qualcosa in più che l'anno scorso si è visto e mancato, è vista la grande presenza di stranieri in squadra? Questa è un'ottima considerazione, una bella domanda. Ti ringrazio, Benci, perché ehm, proprio domenica scorsa in occasione della partita. Mi sono ritrovato a parlare con uh, altri tifosi della Virtus nel prepartita, discutendo appunto di come i giovani eh, del vivaio della Virtus siano una vera risorsa di questa società. Perché ricordiamo che la Virtus è una delle società in Italia con... Uh, eh, il vivaio e le squadre giovanili più titolate a livello nazionale e sempre sono state capaci di sfornare giocatori in grado di calcare i campi sia di a1 che di a2 ma la considerazione più importante riguarda appunto il fatto di come la identità di questi ragazzi cresciuti nelle giovanili Virtus possa avvicinare il pubblico alla squadra e possa portare anche dei risultati discreti in campo. L'esempio lampante per me è le prestazioni e l'affetto che il pubblico oh, dimostra nei confronti di Lorenzo Penna. Eh, giovane classe 98 della Virtus che ha già fatto il suo esordio in prima squadra l'anno scorso giocando pochi minuti naturalmente in A1 soprattutto in una situazione dove la Virtus tentava di salvarsi quindi spazi ne trovò pochi l'anno scorso invece quest'anno è sempre più presente all'interno delle rotazioni con maggiori responsabilità maggior carico di tiri e, e azioni in campo e sta dimostrando di poter reggere il livello della 2 che ehm, è sicuramente inferiore al livello della massima serie italiana però negli ultimi anni è sempre più migliorata basti pensare appunto come hai detto prima a quante squadre titolate giochino in a 2 e, e oltre a penna che ha dimostrato grande talento e anche grande carattere in campo ricordiamo ad esempio un giocatore che ha molto sorpreso sia me che la maggior parte dei tifosi vertosini è Alessandro Paiola un ragazzo classe 98-99, non vorrei sbagliarmi, comunque giovanissimo anche lui, che eh, con i pochi minuti, ad esempio domenica, ha giocato 7 minuti e 58 segnando 4 punti, che comunque per un ragazzo di quell'età non sono pochi, soprattutto alla terza partita di campionato, segnando una tripla nel quarto quarto. Su uno scarico di Rosselli eh, dimostrando di avere il carattere per poter reggere anche queste competizioni. Naturalmente, la Virtus è una squadra molto giovane quest'anno e che punta eh, ad affiancare a dei titolari esperti giocatori del nostro vivaio giovani che avranno la possibilità quindi di crescere e migliorarsi, cosa che spiace dire perché non è facile, ma se non fossimo retrocessi, considerando l'ipotesi di non retrocedere, non avrebbero trovato tutto questo spazio. Quindi il dolore, eh, ripeto, questo soprattutto tra tifosi da Virtus, a Virtus e a Fortitudo, questo viene rinfacciato sempre. Vedrete poi nelle prossime puntate: magari qualche battuta, scambio di opinioni. Comunque è una considerazione anche questa da, da non buttare via, ovvero. Nel male della retrocessione possiamo trovare qualcosa di positivo. Gli altri giovani. Petrovic purtroppo domenica non ha giocato, ma ha dimostrato di poter dare dei minuti di respiro a, a Rosselli. o Adesso il nuovo entrato il rientrante Edoia. E naturalmente anche Tommaso Xilia, giovane del Vivaio Virtus, che ha vinto con le giovanili il titolo under 18, e che dimostra di avere anche lui delle doti tecniche e anche atletiche che gli possono permettere di giocare a questi livelli. Poi la squadra è giovane tutta e entreremo più avanti nel merito, non voglio soffermarmi troppo. Speriamo che l'entusiasmo che hanno dimostrato i tifosi verso i giovani della società continui perché sicuramente questo li può aiutare a crescere a sentire una responsabilità maggiore e quindi essere capaci di gestire il peso della responsabilità, sempre tenendo ben presente che ci vuole anche poco per montarsi la testa e questo deve essere bravo sia il coach Alessandro Ramagli che lo staff e i giocatori stessi a continuare a lavorare duro, a rimanere sul pezzo e ad allenarsi in maniera costante perché eh, nonostante questo buon inizio noi non siamo assolutamente tra le favorite, non credo, vedo squadre come la Fortitudo, Verona, Treviso che hanno più esperienze in questo campionato, meglio proiettate in futuro. Naturalmente come abbiamo detto è un campionato strano, vedremo a giochi fatti. Comunque speriamo che i giovani continuino così. Perfetto, prima di passare eh, e sentire un po' qualche notizia sulla Fortitudo, è anche giusto sottolineare a mio avviso, ma credo sia un pensiero condiviso sia da Luca che da Giovanni, come la 2 dia spazio ai giovani italiani. C'è stato un momento eh, della partita di Cantù-Pesaro in Serie A dove c'erano 10 stranieri in campo. Ovviamente eh, magari alcuni stranieri hanno qualcosa in più perché in altri paesi il basket è considerato e visto eh, maggiormente che in Italia, però eh, bisogna dare merito alla 2 del fatto che questo format con due stranieri oppure che può variare a seconda di determinate circostanze eh, è molto valido perché si dà spazio a tutti quei giocatori italiani che altrimenti farebbero fatica, proprio come ne è stata dimostrazione in Serie A eh, l'altro giorno. Per quanto riguarda la fortitudine invece scelte di mercato un po' diverse, si parla del ritorno di Delfino, è tornato Mancinelli che è sempre rimasto nel cuore di tutti i tifosi fortitudini per i suoi numeri e comunque come diceva Giovanni, fortitudo favorita ad andare su, insomma raccontaci qualcosa un po', un po te. Eh, magari mh, dichiarare una squadra favorita vuol dire anche caricarla di molte responsabilità. Quindi la Fortitudo ha avuto un approccio al campionato con, eh, eh, non molto positivo. Sì, è andata a vincere a Chieti, però ehm, ha preso 20 e passa in casa con Verona, e ha comunque faticato contro Ravenna. Adesso, sì, il livello, il livello delle squadre è quello che è. È un campionato difficile. Su 32 ne va una sola, quindi si sì, eh. è: cioè, puoi anche giocare discretamente durante il campionato e andare su anche come ultima dei playoff, quindi è, è una lotteria. E, niente, si parlava di mercato, c'è sempre questa idea di Delfino che comunque deve essere tesserato per forza a gennaio. E, mm, in questi giorni non ci sono stati particolari sviluppi. E, mm, inoltre la Fortitudo ehm, a breve dovrebbe firmare Marchetti, che è un play del, del 93, che dovrebbe firmare a ottobre ed essere tesserato anche lui a gennaio. Mm, parlando di, di giovani che prima... Giovanni ha parlato dei giovani della Virtus, anche in fortitudo ci sono dei giovani molto promettenti come Candi, Montano o Campogrande e, eh, adesso non so come è strutturata la Virtus però la fortitudo è strutturata per far emergere questi, questi giovani che comunque sì, già dall'anno scorso hanno saputo dimostrare di avere buonissime qualità Montano era praticamente l'ago della bilancia che faceva pendere la prestazione della Fortitudo. Eh, Campo Grande si è formato anche se non completamente l'anno scorso, quest'anno ci si aspetta un grande salto qualità, di, di qualità da parte sua e anche la prestazione di ieri conferma che ha veramente un potenziale immenso. Um, di fatti basta vedere il 3 su 5 da 3, che comunque hanno permesso alla fortitudo di restare sempre attaccata alla partita e, e siglare anche il vantaggio. Poi Montano ieri è, ha giocato una partita splendida, e, insieme a Mancinelli ha fatto veramente la differenza. Ha veramente lottato, ha rubato palla, ha... Ha saputo prendersi buoni tiri, ehm, non ha giocato da play perché eh, come ha sottolineato Bonicioli ieri in conferenza stampa hanno impostato la partita per non fare giocare Montano da play e questo gli ha permesso di, mh, di essere utile alla squadra in altre maniere, infatti i 22 punti lo dimostrano con... Eh, con 4 su 6 da 2 e 3 su 7 da 3 punti, che anche se non è un'alta percentuale, ha messo i tiri che hanno, hanno messo sul, sulla giusta strada la partita. Poi Mancinelli è stato, come ha detto, Lorenzo, è stato uno degli acquisti più, più sentiti durante il mercato. Siccome Mancinelli non, non è mai uscito dai cuori della della tifoseria bianco-blu ed è stato preso perché è un giocatore che in A2 può, deve, e come si è visto anche ieri ha fatto chiaramente la differenza. Adesso, sempre restando sui giovani, c'è Russier che bisognerebbe vedere un po' come si riprende, già dalla prossima dovrebbe essere convocabile e penso che sia lui che Roberts riprenderanno il loro posto tra il roster. Um, altri, um, altre prestazioni, quella di Knox che uh, a un certo punto della partita si è, ha preso le redini e si è fatto sentire sia sotto canestro sia uh, dall'altra parte in attacco e ha saputo sfruttare al meglio le, le occasioni che gli sono state proposte dai compagni. E poi mh, no, ma è stata una prestazione buona da, da tutta la squadra che come sempre lotta su ogni pallone ed è sostenuta da una tifoseria che penso che, ne parlo sia da tifoso ma penso che tutti un po' lo, lo confermino che è una delle migliori d'Italia. Ok, prima di tornare a sentire Giovanni e Luca se hanno altro a dirci, io vorrei spendere un attimo due parole sugli allenatori, perché molte volte vengono criticati, ma secondo me è anche giusto lodare quello che è il loro lavoro. Ramagli, eh, sicuramente venendo da Siena, che è una piazza molto importante eh, per il passato soprattutto, eh, conosce molto bene la 2, eh, ci sa fare con i giovani e eh, sta riuscendo a ricostruire un po' tutto l'ambiente. Che, come ha ripetuto prima, Giovanni vista la passata stagione non era affatto semplice ed era molto demoralizzato per quanto riguarda Boniccioli invece ci sono poche parole secondo me da dire vista la fantastica cavalcata che è riuscito a far fare alla fortitudo l'anno scorso perché Luca dimmi se sbaglio chiunque non si sarebbe aspettato una finale giocata fino a gara 5 Brescia era superiore visto soprattutto il livello di Moss, ma comunque sia Bonizzoldi riesce a dare eh, quell'esperienza visto anche il suo passato in eh, Lega Maggiore e eh, si è calato molto bene all'interno eh, dell'ambiente bolognese. Io adesso direi che se avete qualcosa da aggiungere in linea generale. In linea generale, sempre per concludere il discorso sulla A2, eh, abbiamo notato che mh, alla fine in questo inizio di campionato non c'è stato niente di veramente prefissato, valori molto scombussolati, perché la Virtus ha vinto tre partite giocando un basket molto convincente, ma con degli avversari che un po' come Mantova domenica scorsa si è presentata ancora fuori forma. A detta di molti osservatori e giornalisti sportivi. E le prime due partite, Piacenza ancora doveva ingranare, doveva integrare i nuovi acquisti americani e Imola. Ehm, senza, senza offesa verso la formazione allenata da coach eh, Ticchi eh, non poteva essere a livello della Virtus che naturalmente ha, ha comunque ehm, formato un roster di un discreto livello altro da dire invece per la Fortitudo che ha vinto la prima fuori casa contro Chieti e eh, la seconda purtroppo è caduta all'esordio casalingo con Verona ma questo poco ha significato perché proprio nella appena, nel turno di campionato appena concluso Verona ha perso in casa contro Piacenza, una squadra forte ma non irresistibile. Ancora bisogna capire molte cose di questo campionato e mh, veramente fare un'analisi anche delle altre squadre non è facile. Ad esempio parlando di squadre che hanno fatto bene l'ultimo turno, Forlì ha battuto Treviso che veniva a punteggio pieno dopo le prime due giornate, che è comunque una delle favorite. Mm, dovremmo analizzare gara per gara, oltretutto essendo noi specializzati soprattutto delle due squadre di Bologna, non saprei anche bene definire il livello generale dei roster delle altre squadre, però Uh, penso che sarà anche questo è il bello di questo campionato Saper mediare e trovare, eh, trovare la descrizione giusta per ogni squadra che le due compagini bolognese incontreranno Un esempio veloce per quello che hai detto te sicuramente Brescia l'anno scorso Non per tornare sulla passata stagione, fino a gennaio in difficoltà arriva moss. Eh, alcuni giocatori iniziano a fare la differenza, comunque trovano il ritmo giusto e riescono a centrare la Prodo in massima serie. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Sì, in, in A2 ogni partita è a sé stante, nel senso che ogni squadra può andare, può andare anche da sfavorite e fare una buonissima prestazione magari portando anche a casa il risultato però sì eh, sono, cioè, sono sempre delle partite imprevedibili come ha detto Giovanni prima Verona che ne ha perse due, due di fila in casa se non sbaglio poi è venuta la seconda di campionato e ha, ha fatto quello che ha fatto ha cacciato un gran, um, un gran scarto alla fortitudo mettendola in difficoltà già dal primo quarto e sì, Niente, per quanto riguarda la Fortitudo è stata una buona prestazione, però c'è ancora molto lavoro da fare perché comunque nel primo quarto c'è stata una difficoltà netta perché c'erano dei buchi in difesa che eh, lasciavano spazio agli attacchi di Ravenna e gli hanno permesso anche tiri facili o o giocate semplici io se non avete altri commenti chiuderei ricordando a tutti allora eh, potete contattarci sulla pagina facebook cercando tiro da tre stessa cosa su twitter o su instagram Potete anche farlo tramite email, la nostra email è tiroda chiocciolaquibologna.tv. Siamo aperti ad ogni suggerimento, ogni vostra possibile idea e rinnoviamo ancora l'invito per le squadre, nel caso volessero mandare qualche giocatore per farsi conoscere o semplicemente per raccontare un po' quella che è la loro realtà. Buona serata a tutti. late 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 late